Ciao a tutti dallo Stadio Olimpico, siamo pronti a vivere l'emozione di questa sfida. Ovviamente un saluto da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava. Ciao Pier, un saluto a tutti. È una grande emozione assistere a una partita in questo stadio. Match da non perdere assolutamente questo fra Lazio e Juve. I biancocelesti sono chiamati a vendicare la doppia sconfitta in campionato lo scorso anno, 3-0 in casa, 2-0 a Torino. C'è stata poi la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, persa per 2-1 al termine dei tempi supplementari. Vediamo oggi cosa succederà, Pier. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Useranno il 4-3-3, fondamentale il ruolo dei due esterni offensivi. Don Sa. Occhio alla Juve. Don Sa! E la Juve va a segno. Straordinario tempismo dell'attaccante. Che non ha lasciato scampo al portiere. Stacco imperioso, lascia scampo al portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Kroos. I padroni di casa possono vantare la difesa meno perforata del torneo. Se è vero che le squadre vincenti si costruiscono facendo una difesa, direi che loro sono a buon punto per avere pochi gol nel calcio, è fondamentale quello che dici. Sarà fallo laterale. Fabio Sturgeon ha sbagliato il cross favorendo l'intervento dei difensori. Don Sa. Pereira. Cross, pericolo, di testa colpisce il pallone. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Appoggia, ma lì non c'è nessuno e dunque rimessa per gli avversari. E c'è il tiro. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. E c'è il gol! Palla in rete! Mi aspettavo un match certamente più equilibrato, con poche occasioni, e invece oggi sono riusciti a calciare spesso in porta e hanno trovato il gol, la via della rete. Hanno creato parecchie palle gol, è vero, ma poi bisogna essere anche bravi a concretizzarle, come in questa occasione. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Attenzione al cross, palla recuperata facilmente dalla difesa. Pereira. Kroos. Fabio Sturgeon. Baselli. Spazzano via il pallone. Calcio d'angolo per la Lazio. L'uscita del portiere di pugno. Fabio Sturgeon. Griezmann, buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Macchiello. Lukaku. Il recupero della Juve. Pereira. Occhio al contrasto. E il portiere recupera il pallone. Riconquista il pallone. Kroos.
Occhio alla possibilità, calcio di punizione per la Lazio. E la mette fuori. Che gol sbagliato. Griezmann libera l'area con un buon colpo di testa, apre di testa Donsa, possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. Donsa cerca la porta, palla che finisce fuori, non di molto. Fabio Sturgeon, Mattiello. Qui esagerano con il tiki-taka, finiscono per regalare il pallone agli avversari. Prova ad andare in scivolata. Mattiello. Donsa. Pereira. A spazio, prova e c'è il gol della Juve. Si allarga il divario inesorabile fra le due squadre. Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. Grande coordinazione, grande traiettoria, si è insaccato sotto la traversa. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Donsa. Kroos, l'extra time sarà di due minuti. Kroos, Toni Kroos, prova. Arbitro che manda. Cambio fra i bianconeri. Secondo tempo che inizia in questo istante. Vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Risolve lui. Fabio Sturgeon. Donsa. Buona l'uscita del portiere sul cross. Stanno dominando contro una squadra sulla carta di pari livello. Te l'aspettavi? Sinceramente no. Non comunque. Pericolo, ecco il tiro. Una parata incredibile. Lukaku e c'è il gol della Lazio. Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. Ha mostrato tutto il suo fiuto del gol in questa azione. Grande anticipo sulla difesa dopo la respinta del portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Mattiello. C'è il traversone.
senza problemi il portiere, qui bravo in uscita. Ottimo l'intercetto del pallone. Occhio di testa. Deviazione della traversa, non è stato certo fortunato. Cambio. Griezmann. Fabio Sturgeon. Prova. Non la blocca. Allontanano il pericolo. Pereira. Di testa per il compagno. Non sa. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Palla che termina largamente sul fondo. Donsa restituisce bene il pallone. Hutch. Cataldi. Donsa. Camano. C'è spazio davanti a sé. Prova a rubargli il pallone. Baselli. Camano. Sarà calcio all'angolo per la Juve. Lukaku. A metri a disposizione. È tutto solo. Prova in porta. Palla in out, corner per la Lazio. Rete, splendida rete. Partita che incredibilmente si riapre. E sembravano spacciati, invece stanno rendendo protagonisti di una grande rimonta. Che stacco, che elasticità, che esplosività perentorio nel suo colpo di testa. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Dico, qui c'è un pallone importante. Baselli. Palla girata sulla corsia. Hanno perso palla. Occhio alla possibilità. Calcio di punizione per la Lazio. Ecco il tiro. Sicuro l'intervento del portiere. Apre bene di testa. Cataldi. Lukaku. Cerca la porta, stanno facendo di tutto a caccia del gol del pari. Beh, un ottimo tentativo comunque, sarebbe stata una rete molto importante per loro. Camano.
metri verso l'area. Grande tempismo in questo anticipo. Pereira. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Ancora una volta perfetto nel recupero del pallone. Baselli. Crossa in mezzo. Mattiello! Prova l'acrobazia. Che gol! Splendida rete! Gioco fermo, tutto fermo, è arrivata la segnalazione dell'assistente, posizione di offside. E non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro aveva già fischiato prima che l'azione proseguisse in rete. Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara.